Sono Chiara Dall'Aglio, rappresento l'agenzia di promozione turistica della regione Umbria. E la nostra è una regione, l'unica regione del centro Italia non bagnata dal mare. Nonostante questo è una regione molto attraente per i nostri turisti perché offre una serie di attività da svolgere, soprattutto per quanto riguarda l'aria aperta. Difatti uno dei maggiori segmenti, i principali segmenti turistici della regione è proprio quello del turismo naturale e del turismo sportivo. In particolare quello che noi stiamo promuovendo è la possibilità di girare l'Umbria, che è il cuore verde d'Italia, non lo dimentichiamo, con dei mezzi slow e verdi anch'essi, a partire dalla bicicletta ma anche percorsi a piedi. Quest'anno in particolare, l'anno del Giubileo, l'Umbria si propone come una delle mete principali per un turismo che sia spirituale ma in una forma culturale, cioè potendo percorrere la Via di Francesco che da Citerna, il nord dell'Umbria, arriva fino al sud a Piedeluco e si collega fino a Roma. La Via di Francesco, che è un percorso culturale, religioso e naturalistico perché tocca dei punti della regione particolarmente scenografici e panoramici, si snoda per 275 km, è servito da una serie di attività private che vanno dalla ricettività ai servizi specifici per chi cammina, così come offre la possibilità di attività più particolari come quelle di portare i propri animali da passeggio come i cani, che possono essere accolti e anch'essi serviti nel modo migliore, e gustare i piatti tradizionali della regione ma anche quelli che risalgono alla tradizione del pellegrinaggio, con quello che è stato da noi chiamato il menù del pellegrino.